quante più macchine togliamo dalla strada, tanto più ciclabili potremmo fare, quindi bisogna andare in maniera coordinata, però insomma entro il 2026 38 km in più sono veramente tanti. Partiranno a breve dalla porta del parco di Bagnoli i lavori di manutenzione della pista ciclabile cittadina, che in questa prima fase sono finanziati dalla compagnia aerea olandese KLM. Da via Nuova Agnano arriveranno fino a Piazzale Tecchio. Abbiamo trovato come azienda una grande disponibilità da parte delle istituzioni a collaborare, e questo per noi è soltanto l'inizio. Infatti Napoli è la prima città italiana nella quale saremo presenti per la manutenzione delle piste ciclabili. Questi saranno soltanto i primi chilometri, ma poi per tutto il 2024, se comunque la cittadinanza ci supporterà, noi continueremo ad investire sulle ciclabili. Scaricando un'app, gli utenti della ciclabile potranno registrare i chilometri percorsi sulla pista, in base ai quali la compagnia KLM deciderà l'ampiezza della seconda fase di lavori. Cominceremo con la manutenzione di 2 chilometri, poi chiederemo alla città anche di partecipare pedalando, e se la città risponderà in massa, noi faremo la manutenzione di altri chilometri. L'investimento dipende dal costo della manutenzione. Grosso modo parliamo di 15.000 euro a chilometro. Il recupero della pista cittadina fa parte di un più ampio progetto di espansione della rete ciclabile, che entro il 2026 raggiungerà anche i quartieri di Soccavo, Scampia e San Giovanni a Teduccio. Noi abbiamo già approvato 3 progetti, sono 38 chilometri di nuova ciclabile, che abbiamo già anche aggiudicato gli appalti integrati, quindi prima c'è stata la progettazione definitiva, adesso con l'appalto integrato stiamo nella fase dell'appalto, proprio quello del progetto esecutivo, e poi partono anche i lavori, sono PNRR. Un programma molto ampio di espansione che è legato al finanziamento del PNRR, che riguarderà molti quartieri della città, ma è quindi sulle piste ciclabili, ma è anche importante mantenere e gestire quelle che già sono state realizzate. Napoli è una città complessa dove la mobilità su 2 ruote non è semplice, però con l'impegno di tutti cercheremo di fare il meglio possibile per i ciclisti e avere anche questa componente di mobilità dolce di cui Napoli ha bisogno.